No, il pollo si è rosolato, anche la cosa si sta rosolando, vedi che è cambiato colore? Quindi a questo punto si mette un po' di pepe rosso, un po' di acqua e smucciare. Vedi questo lavoro? Perché non deve mai bruciare il pepe rosso, se no fa male. Questo è uno, adesso ci si mette la conserva. La conserva, vedi tanto colori come funziona? Vedi? Questo qua si schiaccia, vedi i pezzetti neri? Quindi sono so che già si comincia a fare. E bisogna stare attenti a non bruciare. Capito? Non è facile. Ci vuole tanta, tanta pazienza. Per cui... Allora, se uno trova dove comprarlo pronto, anche se costa caro, perché costa 14 euro il barattolino, è meglio, che come diceva mia madre, non sta tanto raha, meglio la pancia metà piena, però stai tranquillo. E questo si fa sempre quando uno può, perché il Signore ti dà la possibilità, fai, se non te lo dà, pazienza, compra e traffica. Allora, qui mettiamo la conserva. Questa e va, un pochino di più, va. Vai. Lucchetti era proprio delle giornate d'inverno che faceva veramente freddo, guarda. La pietanza proprio invernale e più che altro era con la carne, perché il pollo in realtà non è che ci gercolava molto prima, perché il pollo c'era il problema che dovevi prendere un pollo vivo, portarlo da Rabino, te lo sgozzava al negozio, io lo facevo io con Rabino da Sansone, Sampo, che aveva il negozio vicino a noi, e quindi io portavo sto pollo, lui prendeva con il letto di terracotta con la cene sabbia, perché il sangue va sempre sparso sulla sabbia, sulla terra, lo ammazzava, lo mettevamo in busta, io tornavo questo pollo a casa e poi dovevo stendarlo, tagliacarciarlo tutto. Oggi è tutto estremamente facile. Un pizzico di sale, lo aggiungiamo anche qua, uno, due. Adesso un po' d'acquetta, facciamo solo 5 secondi e dobbiamo costruire poco, non so come si chiudiamo. E lasciamo stare. Adesso lo continuiamo a lavorare. Ok? Perfetto.